Abbiamo dato molta importanza anche alle possibilità di gestire correttamente il lavoro direttamente quando siamo in campagna o sul cantiere. Questo perché pensiamo che un lavoro fatto bene sul posto diminuisca di tanto poi il lavoro che va fatto in ufficio. Proprio per questo motivo, cliccando sull'icona in alto a destra, è possibile entrare all'interno delle impostazioni che posso utilizzare sul campo. In primis la gestione dei layer, importantissima. Io qui posso andare a creare un nuovo layer o tutti i layer che voglio. Io in questo caso me lo chiamo per esempio marciapiede o quello che volete. Posso andare a scegliere un colore del layer, per esempio voglio farlo rosso e conferma. Ecco, adesso il layer attivo è marciapiede, ovviamente è possibile accendere e spegnere i layer, impostarli come visibili, bloccarli e tanto altro, modificarli, eccetera, eccetera, un po' come siamo abituati nel nostro CAD. Gestione dei layer importantissima, la gestione delle viste con lo zoom estensioni, lo zoom su punto topografico. Abbiamo cercato di dare proprio tutto quanto quello che serve in campagna con funzioni dedicate. Posso attivare quelli che sono gli snap, ovviamente non abbiamo tutti gli snap di un CAD, ma gli snap che sono importanti quando si parla di topografia, snap su punto topografico, su punto esterno, eccetera, eccetera. Qui ho la possibilità di importare ed esportare il mio file, ho i rapportini di tracciamento e la gestione dei sistemi di riferimento. Continuando con i layer, siccome adesso il layer attivo è il layer marciapiede, io semplicemente mi sposto e vado a battere un punto del mio marciapiede. Mi posiziono con la mia antenna, metto in bolla e gli dico misurami un punto. Per me questo, vediamo un po', non c'ho marciapiede, ma lo aggiungerò dopo, facciamo finta che sia pozzetto, confermo, ed ecco che il punto è stato inserito sul layer marciapiede. Ovviamente adesso la cosa interessante è che se io volessi andare a, come dire, scremare il mio lavoro, facciamo finta che ci siano tanti punti e volessi vedere solo alcune cose, altre no, con la gestione dei layer è davvero molto molto semplice fare questa cosa.